Grazie Eccellenza, io farò un po' il bastian contrario perché ho sentito un po' troppo ottimismo sulla relazione pur ottima, sempre ottimale, dell'Agenzia dell'AIF che annualmente arriva in Consiglio Grande Generale e che annualmente comunque traccia una rendicontazione di quello che sono le proprie attività. E parto da un periodo che hanno scritto dove dicono che a San Marino c'è il rischio che il coinvolgimento della criminalità organizzata in attività economiche locali. Allora, partendo dal presupposto che, come forse sarò anche abbastanza tranchant da questo punto di vista, la pecunia non olet, ossia il denaro non ha odore, chi mi ha preceduto ha tessuto le lodi dell'aggiornamento sammarinese alle normative che fortunatamente ci sono state. Questa relazione si incastra perfettamente nella relazione che è stata fatta nello scorso Consiglio Grande Generale della Commissione parlamentare sulle infiltrazioni malavitose, si incastra a perfezione in merito alle conclusioni della Commissione e delle commissioni d'inchiesta e traccia uno scenario abbastanza evidente per chi lo vuole vedere, ma bisogna volerlo vedere. Giustamente AIF sostiene nell'analisi del 2020 che tutte le attività comunque sotto la loro lente di ingrandimento hanno risentito della pandemia. Nessuno oggi però ha toccato tra i miei colleghi il problema dell'aggiornamento. Oltre alla pandemia abbiamo una guerra in corso e oltre a una guerra in corso abbiamo un'economia di guerra. E siccome appunto il denaro non ha odore, bisognerebbe anche mettersi nell'ottica di fare delle valutazioni a più ampio spettro, non dicendo che c'è troppa burocrazia. E non, secondo me, l'assunto per cui, essendoci troppa burocrazia, non si attraggono gli investitori, perché essendoci appunto troppa di quella burocrazia, troppe scartoffie, troppe carte, gli imprenditori si prendono paura. Io non credo che sia così. Non credo che sia così perché ce ne insegnano tutti. La direzione investigativa antimafia italiana, tornando a quello che avevo detto nella scorsa sessione sulla relazione della commissione d'inchiesta antimafia sammarinese, parla proprio dell'evoluzione del sistema malavitosi che vanno un passo avanti rispetto alle norme che ci sono in Italia, perché il denaro non ha odore, il denaro va movimentato, il denaro va messo da qualche parte, va investito da qualche parte, a maggior ragione nei momenti in cui c'è un'economia pandemica e a maggior ragione quando a questa si aggiunge un'economia di guerra, perché qualcuno i soldi li deve pur movimentare. Ora, è stato fatto anche l'altra volta un'analisi che ho detto mi spiace, perché a livello di commissione antimafia è emerso il fatto che abbiamo sì gli organismi di controllo, ma che difficilmente riescono a interagire in maniera reale per evitare certe cose. Concordo con chi dice che poi quando succedono le cose ci vada di mezzo l'intero nome di San Marino. Ma io non credo che l'assunto che qualcuno qua oggi ha detto, che l'aumento delle carte, delle presentazioni, di documentazioni, siano qualcosa che non possa essere utilizzato al meglio. Appunto perché la direzione investigativa antimafia italiana, se vogliamo davvero evolverci e guardare anche quello che accade fuori dai nostri confini, porta appunto una delle zone a forte infiltrazione malavitose, quella dell'Emilia-Romagna e delle Marche, in settori colpiti duramente dalla crisi economica dovuti alla pandemia e che probabilmente avranno delle ripercussioni anche adesso. Ora, io credo che
All'interno del documento ci sono anche due casi, li ha ricordati il collega Pasquale Valentini giustamente, perché alla fine di ogni relazione dell'AIFA annuale ci sono degli esempi. Quest'anno ce ne sono due. Il primo, vi invito a leggerlo, richiama proprio una sorta di due eroi nazionali sammarinesi, passatemi il termine, ovviamente eroi è una presa in giro, ma quello che segnala AIF di uno dei due casi riguarda proprio quello che è emerso anche da investigazioni internazionali, italiane e internazionali, sulle mascherine. Allora, o facciamo finta di niente, facciamo finta che San Marino sia una sorta di paese neutrale dove le cose possono accadere o non possono accadere, poi quando accadono ci lecchiamo le ferite e dobbiamo sempre continuamente andare all'indietro per riuscire anche a dare giusta, andare a processo e processarli certi atteggiamenti che vivono non tanto sulla presenza o meno di più scartoffi o più burocrazia o più documenti, ma vivono proprio perché, anche oggi ho sentito, questa quasi volontà di essere dei supereroi, per cui facciamo anche dei progetti di legge, dei decreti legge, che sono scritti bene, ma che qualcuno sa leggere meglio di noi. E questo è un pericolo evidente oggi. Lo è e lo evidenzia la relazione dal 2020, lo è a maggior ragione oggi, nel 2022, con tutto quello che sta capitando, con l'onda lunga appunto pandemica che ancora non si è smorzata, che uno voglia essere pro o contro quello che è successo, ma è evidente che a livello economico ci sono delle ricadute e ci saranno delle ricadute anche dopo, o non lo vogliamo dire, bisognerà dirlo. Allora, io credo sostanzialmente che il lavoro che fa AIF, le 13-14 persone che lavorano lì e che segnalano in una relazione annuale le solite dinamiche che accadono a chi vede San Marino come il paradiso terrestre, perché sono sempre quelle le cose, ci sono delle evoluzioni certo sì, positive, ma sentire anche oggi questa sorta di ottimismo quando si toccano ambienti che non conosciamo, ad esempio le criptovalute, non le conosciamo, c'è chi lì le conosce, sa come movimentare il denaro che non ha odore. Allora bisognerà farsi anche una sorta di autoanalisi e vedere se è migliorativo o è peggio fare una normativa per cui ci possano essere... Prego per le conclusioni, consigliere Zeppo. Grazie eccellenza. Dicevo, creare dei dispositivi di legge per cui attrarre sì investimenti chiari, però o crearne anche altri di cui ancora non conosciamo l'efferatezza magari di chi viene a investire qua, non conosciamo la sua storia, non conosciamo a chi si appoggia, proprio perché appunto non siamo un paese neutrale. E ancora qui oggi che dice che non... o fa passare il messaggio che non dobbiamo interagire con quello che ci circonda, io credo che ci facciamo solo del gran male. Concludo eccellenza ringraziando nuovamente AIF, la relazione che ogni anno porta in Consiglio Grande Generale, che qualcuno ha ricordato dovrebbe essere letta da tutti i cittadini per farsi una chiara idea su alcuni aspetti che vengono studiati e che hanno comunque delle ripercussioni da proprio in primis sulla politica, ma in maggior ragione anche sulle scelte che la cittadinanza dovrà fare e dovrà anche valutare. Grazie eccellenza.